primo viaggio dopo la pandemia. Mamma mia. Aeroporto, siamo a Catania dopo 3 ore di macchina infiniti. Il volo è alle 8:30, quindi ci sbrighiamo per imbarcare. Sani e salvi a Bologna, dovrebbe esserci una macchina ad aspettarci. Siamo arrivati in hotel, ragazze, guardate che bello, ma per 48 ore è davvero bella come camera. Siamo alla hall dell'hotel, abbiamo visto che il centro storico non è molto lontano da qui, quindi ci incamminiamo. Abbiamo trovato una bella giornata, quindi possiamo camminare tranquillamente a piedi evitando tutti i mezzi. Nel centro storico, ragazze. Ci stiamo incamminando in questa stradina. Infatti ci siamo fermati a mangiare qui. Spero che mi sentiate. Allora, sono bisogno chiuso in bagno per farvi vedere l'outfit, il secondo outfit di oggi. Mi sono fatta una rinfrescata, mi sono fatta anche una bella dormita, visto che ho dormito 3 ore. E, però in camera non c'è uno specchio, devo procurare dello specchio da fare. Ho messo sia il top di Jennifer, super comodo, sia il pantalone che, come vedete, è a zampa, molto comodo, fila, che il mio ragazzo mi faccia anche delle foto fighe. Ci ho perso un po' le speranze, però allora vorremmo fare un aperitivo. I posti principali, diciamo, di Bologna. 48 ore ho fatto poco, ma va bene così. Ci siamo fermati qui a farci un aperitivo del sole, che era bello, ragazzi. Mi sono rilassata e mi sono scattata altre 1000 foto. Il brand ci ha organizzati la cena, infatti siamo al ristorante. Adesso ceniamo, ma andiamo a dormire, domani sveglia presto. Qui sentirete la mia voce dopo aver registrato questa clip, perché è prestissimo, ragazzi, io ho già messo le lenti e l'outfit era abbastanza casual, ovvero jeans e camicia e giacca di Zara. Buongiorno, ragazze, spero che mi sentiate. Sono alle 8:15, aspetto che l'accademia apra, nel frattempo sto filtro e non vedo l'ora davvero. Ho aspettato per appunto il make up, prima stanza dove appunto veniva il make up e poi c'era un set allestito dove abbiamo fatto le prime riprese. Hanno optato per un make up molto naturale, mi sono rilassata tantissimo. Devo dire che erano tutti molto gentili e cordiali. Un set allestito dove abbiamo fatto le prime riprese. Qui stavano cercando di capire quale inquadratura prendere per appunto iniziare le riprese con il parrucchiere. Guardate qui, è un set pieno di luci, è incredibile, cioè si suda in una maniera assurda, le luci emanano un calore incredibile. E adesso mi stanno puntando un ventilatore addosso per appunto iniziare le prime riprese.
E poi non ho potuto fare altre storie, ragazze, perché spoileravo tanto. Quindi vedrete sul mio Instagram appunto l'uscita ufficiale. E poi il brand si è riorganizzato per appunto portarmi in aeroporto. Infatti siamo in macchina. Adesso andiamo in aeroporto e alle 8:30 ho l'aereo per ritornare a Catania.